Sì. Buongiorno a tutti. Sì, ci prepariamo a vivere qualche ora di serenità, di spensieratezza e di allegria. Siamo al terzo anno dell'edizione del Carnevale a Fisciano, per cui innanzitutto un grande ringraziamento va a chi ha accolto la sollecitazione dell'amministrazione, le dirigenti Casadio e Melillo, perché domani ci sarà la sfilata della Decaro, il preside Alessandro Turchi. L'aiuto che ci viene dalla Fisciano Sviluppo non va sottovalutato nella persona di Andrea Pironi, così come quello che ci viene dal comando della Polizia Municipale nella persona del comandante Francesco Della Bella. Un grazie al sindaco di Calvanico, che oggi è rappresentato egregiamente dall'assessore Rosaria Curcio, a tutti chiaramente i docenti, i genitori, i bambini che quest'oggi hanno voluto festeggiare un momento importante della tradizione storico-culturale, della nostra tradizione storico-culturale, il Carnevale. Quindi ci divertiremo, siamo lieti, anche il tempo sembra aiutarci. Davvero grazie a tutti. Un grazie per ultimo ma non ultimo al nostro sindaco, dottor Vincenzo Sessa, che accoglie sempre con grande attenzione ed interesse tutte le iniziative che possano guardare con interesse ed attenzione al segmento importantissimo della nostra popolazione, che è quello dell'infanzia e Buongiorno a dell'adolescenza. tutti, come diceva la collega, sono Rosaria Curcio, assessore del comune di Calvanico. Io sono ben lieta di rappresentare il comune. Intanto porto i saluti del nostro sindaco e ringrazio soprattutto l'amministrazione di Fisciano, nostri colleghi che ci ospitano sempre e contenti di partecipare. Un ringraziamento da parte mia sia all'amministrazione ma agli insegnanti di questo Certo. nostro istituto, che sono sempre pronti e propensi a fare queste attività. E niente, io auguro a tutti una bellissima giornata. Come diceva lei, anche il tempo ci accompagna, quindi Sì, buona giornata. grazie all'amministrazione comunale, anche quest'anno si è organizzata questa sfilata di carnevale e noi partecipiamo con tutti i segmenti, dall'infanzia alla scuola media, tutti i nostri plessi, tutti i bambini. Abbiamo scelto quest'anno il tema delle fiabe, che è stato sviluppato da ogni classe, da ogni plesso e dai ragazzini in modo diverso, quindi abbiamo un ventaglio di fiabe diversificato. Credo che i bambini si sono divertiti insieme alle maestre a fare le mascherine, a fare questi costumi con materiali anche riciclati, e ci aspetto una bella giornata, una bella mattinata di allegria. Infatti abbiamo chiamato questo carnevale, Carnevale in Allegria, perché è giusto che sia così. È un momento comunque significativo, innanzitutto perché facciamo questa sfilata per le vie del paese, quindi insomma ci sono tutti i genitori, molto partecipato, e perché insomma è un'occasione per stare ulteriormente, per stare insieme e condividere questo momento. L'amministrazione comunale è sempre molto sensibile a tutto quello che riguarda appunto il mondo della scuola, e insieme si organizzano momenti buoni, belli e significativi anche dal punto di vista sempre educativo, didattico, e questo è il nostro obiettivo principale.